Salve a tutti amici, bentornati sul canale. Questa mattina siamo partiti da Vigo, siamo scesi sotto i 100 km da Santiago. Oggi tra l'altro è una tappa molto importante perché ci uniremo al cammino centrale, questo a Redondela. Peccato, ci è sfuggita la colonnetta del centro spaccato, ma non fa niente, dai. Andiamo avanti. Dopo aver superato la periferia di Vigo si prende una salita veramente molto tosta, ma poi si viene premiati da una bellissima passeggiata lungo sentieri, cascatelle e un panorama stupendo sulla città. Poco a Redondela e mi unirò al cammino centrale. Il cammino centrale dovrebbe uscire da là dietro. Praticamente qui si uniscono il cammino della costa e il cammino centrale. Hola, buon cammino. Buon cammino. Non so se è una buona cosa, penso proprio di no. Quella sana euforia dei giorni scorsi, man mano mi sto avvicinando a Santiago, si sta trasformando in fretta. La fretta in agitazione. Ho solo voglia di arrivare. Sul cammino francese non mi era mai accaduto. Non mi sto piacendo. Parola d'ordine, ritrovare la tranquillità. Ci riuscirò? Siamo arrivati al nostro ostello, ma ci sono dei lavori in corso, vediamo se è aperto. Andiamo, andiamo di qua? No, 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 chiuso. Breve resoconto della situazione, alla fine sono arrivato a Pontevedra, una tappa di 37 km. Questo è l'alberghe che ho trovato in ristrutturazione, ma un'ala è funzionante. Come vi dicevo prima, i cammini centrale e della costa si sono uniti e infatti questo albergo è pieno. Open? Ok. Un caffè non lo sa senza? No, hasta la 8. Ah, ok. Però... Sotto i 60, vai! Salve a tutti, oggi sono con Daniele da Cuneo. Buongiorno! Dove stiamo andando? Andiamo a Caldas de Reis. Circa 22-23 km. Posso confermare che dopo Redondela il numero dei pellegrini è nettamente aumentato, tant'è vero che ieri l'ostello era praticamente pieno, tutto esaurito, e io e il mio amico Daniele abbiamo dovuto dormire nei letti a castello tutti e due sul piano alto. Ma va bene, il cammino è così, c'è tanto entusiasmo. Ieri io e Michele ci siamo salutati perché io ho un biglietto aereo già prenotato e lui ha per fortuna 3-4 giorni di più, ma sicuramente ci rivedremo. Lui ha una pizzeria a San Giovanni Rotondo, se non ci vediamo a Santiago lo andrò a trovare lì. Pulito. Infatti dopo tanta pioggia niente, quindi no è eccezionale, sì e nulla. Oggi per fortuna è una bella giornata di sole, temperatura perfetta per questa tappa. Esiste. Eccoci arrivati. E poi ci sono quelli che si fanno spedire lo zaino.